un'altra aggressione al pronto soccorso. Sì, sono situazioni sempre molto delicate, direi imbarazzanti. Qui però viene fuori il grande lavoro di prevenzione che abbiamo fatto con le forze dell'ordine nei mesi scorsi. Noi abbiamo affrontato il problema insieme alle forze dell'ordine che con noi devono gestire certi episodi, e in questa vicenda questa collaborazione ha espresso tutte le sue potenzialità. I nostri operatori hanno cercato di gestire la cosa come è dovuto, senza andare ad incentivare ulteriori conseguenze. Sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, alle quali va dato naturalmente il plauso per la loro professionalità, e sulla base dei protocolli condivisi abbiamo potuto gestire una situazione che poteva complicarsi notevolmente nel modo più corretto possibile. Fondamentale la sinergia tra personale sanitario e forze dell'ordine. Il nostro, direi, motto è quello: collaborare e lavorare insieme. Quindi secondo questi principi che abbiamo sancito nel protocollo condiviso pochi mesi fa, anche questa volta queste parole d'ordine hanno dato un buon risultato agli eventi. È un modo anche per assicurare il personale sanitario sempre più preoccupato di queste frequenti aggressioni? Assolutamente sì, noi dobbiamo lavorare assieme, noi dobbiamo essere a disposizione della gente, e nel caso in cui ci siano situazioni particolari, come istituzioni fare squadra per dare sempre e comunque la risposta migliore possibile. Direttore, c'è più rabbia tra la gente? Questa persona era anche poi risultato avere in possesso della droga? Sì, ma nei nostri pronto soccorsi arriva di tutto, quindi noi non possiamo sapere così a prescindere quali siano i problemi. Noi dobbiamo affrontare quel momento, e dopo, se qualcuno è anche in preda a delle condizioni particolari date da sostanze stupefacenti, dobbiamo confrontarci anche con quelle, e se c'è da salvargli anche la vita dobbiamo salvargliela, perché la vita è sempre preziosa.